Si stanno ultimando in queste settimane a Verona le riprese del film Un angelo all'inferno, quarto della serie già prodotta a sfondo sociale e trasmessa da Rai 1, con la partecipazione della Regione Veneto ed in collaborazione con le ULS e le aziende ospedaliere. Capofila la ULS 20 di Verona. Per la presentazione ufficiale è stata scelta una location d'eccezione, la 69esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Un impegno importante per la Nuova Media Italia SRL, società di produzione cinematografica che realizza il film Un angelo all'inferno. Sì, è il quarto film sul sociale. Siamo partiti con Il cielo può attendere sulla donazione degli organi, poi la prevenzione dell'alcolismo, salute mentale, e adesso si parla di dipendenza. Questa storia di Martina, che è la figlia di Giancarlo Giannini nel film, e che cade nel tunnel della droga per colpa un po' dell'egoismo e della superficialità dei propri genitori separati. E è una storia a lieto fine, fa capire anche un certo percorso e l'attenzione che devono avere i genitori nei confronti dei figli, perché molto spesso la colpa non è dei figli quando cascano nel tunnel della droga, ma spesso anche la colpa dei genitori che trascurano i figli che hanno bisogno di sentire i genitori vicino. Un angelo all'inferno è stato finanziato con un contributo della Regione Veneto a valere sul Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo e si avvale per la realizzazione del contributo concreto di idee ed esperienze delle realtà sanitarie locali. La regia è come nei precedenti film di Bruno Gaburro, la fotografia di Sergio Rubini, autore delle musiche originali è Mattia Capitini, edizione musicali Nazionale Cantanti. Il film vede quale protagonista Giancarlo Giannini, che durante la presentazione si è collegato telefonicamente da Roma. Il cast prevede inoltre Laura Adriani, Michele Cesari, Giorgia Wurt, Luca Ward, Emilia Verginelli e Maurizio Mattioli. Per Federica Andreoli, la prima esperienza da produttrice. È un'esperienza nuova, proviamo e vediamo i risultati, ma io sono ottimista, saranno sicuramente buoni. Un altro impegno importante nel settore della comunicazione sociale per la Regione Veneto, perché ha spiegato l'assessore Sernegiotto. Noi vogliamo educare la famiglia. Quando scopri che c'è qualcosa che non va, ci sono istituzioni importanti pronte ad aiutarti, e allora non lasciar perdere, far finta di non vedere, guarda con grande attenzione, perché subito non sarà un danno per tuo figlio, per la tua famiglia, ma alla lunga sarà un grande danno per lui, un grande danno per la famiglia e un danno anche per la società. È giusto quindi far riflettere. Il vettore che usiamo, come quello del film, è un comunicatore importante, arriva in tutte le case, ma soprattutto va a segno a tutti quanti i livelli. Quindi io credo che sia un progetto giusto dal punto di vista culturale, ma soprattutto che debba insegnare una cosa, che non debba essere mai una stigma questa situazione, ma che deve essere portata alla luce in maniera tale che si riesca a infondere una cultura di intervento a 360 gradi sia dal punto di vista sociale che medico. Qui si vuole coinvolgere tutti. Voglio coinvolgere tutti, ecco perché anche con gli sceneggiatori abbiamo pensato a questa famiglia, a queste varie situazioni del figlio in lotta con il padre, la moglie che se ne vuole andare di casa perché è l'unico dialogo che ha ce l'ha con l'analista, perché il marito non l'amante, la segretaria, che è questa Wurt che avrete senz'altro visto in molti film di Brizzi, che è questa bravissima attrice, un po' prosperosa ma diversa, elegante, ma comunque che richiama un po' il sesso in questa cornice si snoda il dramma di questa ragazzina, insomma. Infine, altra novità del film Un angelo all'inferno è l'adesione al protocollo Eden From Green Screen to Green Living, ideato e promosso da Cremonesi Consulenze, orientato all'ecosostenibilità. Ma come si concretizza? Si concretizza attraverso due linee operative. Una è in fase proprio di produzione, quindi di realizzazione del film, quindi un'attenzione particolare a tutto quello che succede nel backstage, quindi dai trasporti, dal catering che viene usato per gli attori, fino all'energia che viene utilizzata per le riprese, ecco, che sia in energia sostenibile. Poi una volta fatto questo c'è tutta la fase invece che riguarda i messaggi che attraverso lo schermo possono arrivare allo spettatore,
e quindi attraverso questo film vogliamo dare messaggi positivi verso l'ecosostenibilità, quindi verso lo sviluppo sostenibile. Un angelo all'inferno verrà presentato in anteprima alla stampa e a un pubblico selezionato di addetti ai lavori il 9 febbraio 2013 presso il Palazzo della Gran Guardia di Verona, alla presenza dell'intero cast. Come per le passate edizioni, dopo la programmazione su Rai 1, il film vedrà una successiva declinazione territoriale tramite le emittenti private più qualificate a livello nazionale, regionale e provinciale.